Eccola qua. Chi mi sa dire cos'è questa? Non c'è detto all'inganno, eh? Però tutti lo riconosciamo come te, ok? E questo inizia perché qualche giorno fa mi chiedevo come fosse possibile che siamo passati dal tè in foglie, come si è sempre bevuto, a questo. Al tè, quello che era la bevanda del Rinascimento cinese, okay? La bevanda degli imperatori, dei letterati, degli intellettuali, la bevanda quella che è un processo difficile, intricato per farlo, un processo pari a quello del vino, possiamo dire, qualcosa che i cinesi hanno cercato di tenere segreto, riuscendoci per secoli, hanno fatto delle guerre per riuscire a portarglielo via, le guerre dell'oppio potevano essere chiamate le guerre del tè, per una serie di motivi. E quindi siamo passati da questo tè in foglie a questo. E la risposta è che nel 1908 un americano ha deciso di rendere la cultura del tè, fatta di monti e valli, no? Fatta di cose molto particolari, di renderlo così, prêt-à-porter. E quindi ha deciso di creare la bustina del tè. Nel 2007 il 96%, ho fatto i compiti a caso, ho studiato, il 96% di tutto il tè venduto nel mondo era composto da tè in bustina, prevalentemente rosso. Il 96% di tutto il tè venduto nel mondo. Mi sono chiesto come fosse possibile che siamo arrivati lì e mi sono reso conto che in fondo questa bustina è la quintessenza della società moderna. È standard, è veloce ed è economica. È veloce da fare perché la mettiamo nell'acqua, non aspettiamo neanche che il tè sia entrato in infusione e la togliamo. È economica, e tutti sappiamo che in fondo non costa molto, ed è standard. E dentro questa parola standard si nasconde un abominio che cercherò di prendere in questo momento, magari provando a traslarlo sulla nostra cultura. Il problema del tè è che, come il vino, è fatto di foglie. Foglie che maturano a seconda dell'altezza, a seconda dell'esposizione al sole, cambiano il sapore a seconda del terreno in cui crescono e a seconda del processo di lavorazione, naturalmente. E quindi il mondo del tè è particolarmente variegato, è particolarmente difficile da capire perché i sapori sono molto diversi da valle a valle, da piantagione a piantagione, da pianta a pianta e da manifattura a manifattura. Ma per rendere qualcosa di facile, che sia comprensibile a tutti, serve qualcosa di standard, come la Coca-Cola, qualcosa che potete assaggiarlo, riconoscerlo e continuare a comprarlo. E questo è particolarmente difficile in un tè, perché è sempre diverso. Il modo è renderlo standard. Ovvero prendere 50 tipi di tè, metterli insieme, tritarli, mischiarli e creare un tè chiamato blended, aromatizzato, che è il tè in bustina, che sarà sempre uguale perché viene omogenizzato attraverso i raccolti, attraverso gli anni, proprio perché sono tanti tipi di tè messi insieme. Se ancora non ho reso l'idea del processo che ci sia dietro, provate a pensarlo nel mondo del vino. Noi vogliamo prendere il vino e crearlo prêt-à-porter. Allora cosa facciamo? Prendiamo un Amarone, un Nebbiolo, un Barbera, ok? Li mischiamo tutti, giriamo bene e poi lo versiamo in un piccolo contenitore di plastica con un coperchietto e lo vendiamo in dosi singole. Questo è quello che hanno fatto al mondo del tè. Allora, adesso, da che l'uomo è sulla terra si lamenta del tempo presente. Lo faceva Socrate, IV secolo a.C., quando sarà stato un periodo del genere, che diceva che i giovani di oggi non seguono più gli insegnamenti dei maestri, eccetera, eccetera, eccetera. 200 anni dopo, Cina, l'imperatore giallo si lamentava col suo medico di corte, dicendo: no, perché la gente di oggi non segue più i ritmi della natura e quindi arriva decrepita a 50 anni, muore prima del tempo. Quindi, insomma, in una così buona compagnia mi sento di poter prendere le distanze dalle abitudini e le necessità di questa cultura, attuale, presente, fatta di
mancanza di tempo, fatta di fame di cose, fatta di velocità. Le cose sono sempre più veloci, noi abbiamo sempre meno tempo. E questo è un prezzo che paghiamo sempre. Voi ora mi direte, sì, ma non dovevamo parlare di medicina? Certo, parliamo di medicina. Se voi pensate cos'è una medicina, è qualche cosa che diamo a una persona, che può curare una malattia o può prevenire una malattia e quindi gli riporta la salute. E la salute è, secondo l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non è l'assenza di malattia, ma è il completo benessere fisico, psichico e sociale. Fisico, mentale, se vogliamo, e sociale. Quindi è una cosa molto completa. Quale migliore definizione di quello che è stato il tè nei secoli dei secoli per l'uomo? Il tè è stato così famoso e così popolare e così, se vogliamo, divinizzato in Cina e in altri paesi, proprio perché contribuiva alla salute dell'uomo su questi tre aspetti. E secondo me, se noi oggi reimpariamo a capire il tè in questo modo, cioè attraverso questi tre pilastri, questi tre settori, possiamo riprenderci tutti i benefici del tè. Come se fosse una medicina. Che ne dite? Ci entriamo dentro? Mi Ok. Fatemi bere un sorso di tè. Allora, innanzitutto, togliamoci le cose noiose, l'aspetto fisico, la salute fisica. Qui parliamo di medicina. E il tè, a livello fisico, è noto per essere qualcosa che fa bene, lo sappiamo tutti ormai, ma lo si sapeva anche in epoche passate. Il tè in epoca Han, quindi intorno all'anno zero, diciamo, era considerato una medicina, veniva bevuto perché liberava l'esterno, quindi faceva sudare, faceva un effetto diaforetico, essenzialmente curava l'influenza, migliorava la digestione, sollevava lo spirito. E quindi era considerata una medicina, qualcosa di molto base, che infatti è stata, diciamo, non abbandonata nei secoli successivi, ma è stata relegata, o meglio, è stata innalzata a qualche cosa di uso comune che poteva essere utilizzato tutti i giorni, perché anche se aveva un potente effetto sulla salute, non aveva praticamente effetti collaterali. Quindi le medicine erano altre cose che potevano essere usate tutti i giorni o solo per certi periodi, e il tè invece era una bevanda di salute che poteva essere utilizzata sempre. Poi ogni dinastia, a seconda delle idee che avevano, facevano il tè in modi diversi, alcuni lo tritavano, alcuni ci aggiungevano le spezie, ma questa è un'altra storia. Negli ultimi 50 anni gli studi sul tè come bevanda per la salute si sono moltiplicati. E se provate a cercare nella bibliografia online c'è una marea di studi, alcuni più autorevoli, altri meno autorevoli. Non vorrei elencarvi tutti gli studi, ma ho cercato di fare un riassunto per voi. Ma vi parlo di uno solo di questi, che è uno studio prospettico, quindi vuol dire che hanno analizzato delle persone e la loro salute negli anni, quindi le hanno analizzate per 6 anni. E hanno analizzato la salute di 14.000, che è un numero molto grosso, se non siete abituati a sentire parlare di studi, la salute di 14.000 persone fra i 65 e gli 85 anni in Giappone. E hanno visto che chi beveva tè stava meglio di chi non beveva tè, e chi beveva più tè, sino ad arrivare a 7 tazze al giorno, tazze tipo Gaiwan come queste, stava meglio di chi ne beveva 5, che stava meglio di chi ne beveva 3, che stava meglio di chi ne beveva 1. Quindi i benefici del tè sono proporzionali. Ma quali benefici? Riduzione del 75% del rischio cardiovascolare, che è un numero enorme. Non c'è nessun altro farmaco o abitudine che dà una riduzione così importante del rischio cardiovascolare. E del 55% della mortalità per ogni causa. Quindi vuol dire che a prescindere da chi beveva il tè, moriva di meno. Può essere legato alle proprietà del tè, o al fatto che bevendo 7 tazze per la maggior parte del tempo stavano a far così ed erano molto tranquilli. Sono fattori da considerare, perché il tè non è solo polifenoli e catechine, è una serie di eventi che cercheremo di analizzare da un punto di vista medico, ma anche di buon senso. Tutti gli altri studi che hanno fatto ci confermano che il tè, come prima cosa, migliora il rischio cardiovascolare. Quindi molto importante per noi uomini,
che non abbiamo gli ormoni femminili, siamo più esposti al rischio cardiovascolare. Migliora la pressione, riduce la frequenza cardiaca ed essenzialmente protegge dal rischio coronarico, quindi dall'infarto banalmente. Ma il tè riduce anche i marcatori di infiammazione sistemici. E questo vuol dire un sacco di cose, perché protegge i vasi dal processo di ossidazione, quello che accade normalmente nel processo di invecchiamento. Che è così fatto, noi abbiamo bisogno di energia, respiriamo, bruciamo dell'ossigeno, se no non andiamo avanti, non produciamo energia e il prezzo di questo cos'è? Un'ossidazione e quindi invecchiamo, questo è. Noi per vivere dobbiamo morire, no? Noi per respirare, per avere energia dobbiamo invecchiare, questo è il processo. Il tè non lo blocca, però lo rallenta, perché ha degli antiossidanti che tendono a rallentare questo processo. Poi fa un sacco di altre cose. Un altro dato importante è la riduzione, anzi, scusate, l'aumento dei marker di osteoformazione. Quindi protegge dall'osteoporosi, che è un altro grosso problema che abbiamo. Un altro fattore che lo protegge è la camminata, ok? Non è che il tè risolve tutto, però è importante perché contribuisce in questo senso, che è abbastanza inatteso. Poi il tè sono calorie vuote, quindi praticamente innesca il metabolismo, ma senza portare calorie. Quindi innesca il metabolismo, lo alza un pochettino, ci fa bruciare di più, ma non ci dà niente in cambio, e quindi è come se ci togliesse dell'energia, non energia nel senso di tono dell'umore, ma nel senso che ci fa dimagrire, ci obbliga a bruciare qualche cosa per mantenere questo innalzamento del metabolismo. Io di solito su questo ci scherzo, dico che il tè fa dimagrire se non bevete nient'altro. E in fondo è vero, però una piccola parte di questo è vero, perché in effetti dà un contributo in questo senso. E inoltre c'è una bibliografia abbastanza disomogenea, ma che suggerisce che il tè aiuti a prevenire il rischio di sviluppo di tumori. Poi ci sono una serie di studi minori che ci fanno capire come il tè probabilmente possa contribuire, però serviranno altri studi, non siamo ancora arrivati a quel punto lì. Probabilmente riduce il colesterolo, riduce il rischio di sviluppo di diabete tipo 2. Sono tutte patologie croniche piuttosto importanti nella nostra società. Protegge dal rischio di sviluppo di tumore alla mammella, cancro della prostata avanzato, migliora la memoria a breve termine e migliora il profilo di rischio di chi è soggetto a sviluppare demenza di Alzheimer. In sostanza protegge il cervello, protegge anche gli occhi dallo stress ossidativo, protegge il fegato sia dal tumore, l'epatocarcinoma, l'epatite B, V, quindi diciamo il rischio virale e la cirrosi, l'evoluzione in cirrosi. Quindi una serie di fattori che vanno su tutto l'organismo, non in un solo segmento. Un altro fattore particolarmente interessante è che il tè previene il rischio di tumore al polmone, riduce, diciamo, il rischio di sviluppo di tumore al polmone nei fumatori. Hanno fatto uno studio, se non sbaglio, in Giappone, in cui facevano vedere come chi fumava e beveva tè si ammalava di meno di cancro al polmone rispetto a chi fumava e basta. Come se il tè in qualche modo riuscisse a smorzare, a togliere la punta a quel picco di ossidazione legato al fumo. E credo che questo sia molto importante perché io non fumo, ma mi fa piacere bere qualcosa che mi permette di prevenire il rischio ossidativo che vengono da altre sostanze. Soprattutto se è in una forma elegante, in foglie belle da vedere, mi regala del tempo ed è molto buono da bere. Quindi il tè ha una serie di benefici. Scusa, Fabio, quando parli di tè, in generale ogni tipo di tè o Giusto. il nero, il verde? Allora, gli studi, tu giustamente mi chiedi, ma quale tipo di tè? La grossa differenza è fra questo e questo, diciamo. Quindi fra il tè, quello a forma di tè in foglia, e quello che ha già subito troppi processi. Una volta fatta questa distinzione, e andiamo quindi sul tè in foglia, quindi quello che è stato meno processato. L'indice ORAC, quindi di antiossidazione del tè verde, è leggermente più alto del tè nero. E la maggior parte degli studi che sono stati fatti è sul tè verde, ma sulla base di questo possiamo considerare, e sui pochi studi fatti sul tè nero, possiamo considerare che i benefici del tè nero siano paragonabili a quelli del tè verde. Paragonabili, non per tutti è così. Per esempio c'era uno studio
sviluppo del carcinoma squamoso dell'esofago che faceva vedere che il tè rosso bollente era più, quindi sopra i 65 gradi, era più suggestivo di produrre tumore dell'esofago rispetto al tè verde. Però sono settori molto particolari. In generale, a livello di benefici per la salute, possiamo considerare un buon tè verde al pari di un buon tè rosso. Se poi noi riusciamo a capire l'effetto che fa un tè verde o un tè rosso, quindi più rinfrescante, più riscaldante per noi, probabilmente ci prendiamo anche i benefici, quelli che derivano dall'ottica della medicina cinese. Abbiamo bisogno di essere riscaldati e quindi vogliamo un tè rosso, okay, che riscaldi il nostro stomaco. Oppure abbiamo bisogno di essere rinfrescati, calmati, allora vogliamo i benefici di un tè verde che riescano a prendere il nostro qi e portarlo verso il basso, debolmente amari e freschi. Se riusciamo a usare entrambe queste cose, ci prendiamo i vantaggi di una medicina occidentale e di tutta la montagna di ricerca fatta e della medicina cinese con la sua esperienza millenaria fatta di osservazione. Ti ho risposto? Ok. Il tè blocca i batteri, impedisce di fare il biofilm, la placca. Quindi, tra le altre cose che fa, oltre a rendere gialli i denti, questo lo sanno i cinesi, però protegge dallo sviluppo di carie e quindi in qualche modo contribuisce anche all'igiene orale. Chissà quante altre cose scopriranno fuori di fare studi sul tè. Spero di avervi convinto sul fatto che da un punto di vista organolettico faccia bene. I suoi benefici sono determinati dagli antiossidanti, ok, dalle catechine. C'è la caffeina nel tè, naturalmente. Uno può dire, ma allora la caffeina fa male, che cosa facciamo? Dunque, innanzitutto, una tazza di tè ha un terzo della caffeina di una tazza di caffè percolato, ok? Quindi del caffè lungo, essenzialmente. Quindi ha meno caffeina del caffè in totale. Inoltre, il tè fatto in foglie viene fatto più volte. Cioè, noi probabilmente faremo questa mattina una serie di infusioni. E solo la prima estrae la caffeina, perché la caffeina viene estratta nel primo minuto, 1 minuto, 2 minuti. Quindi con la prima infusione noi ci prendiamo la caffeina, quindi la parte più capace di sollevare lo spirito, ma dopo ci continuiamo a prendere polifenoli, quindi continuiamo un'estrazione non dell'aspetto della caffeina, ma del resto. Cosa che non succede invece col caffè. Continuiamo a berci caffè, continuiamo a berci caffeina. Quindi questo discorso della caffeina nel tè è un discorso molto parziale, perché solo la prima parte del tè ha la caffeina. E il tè non contiene solo caffeina, per esempio c'è la teobromina, che è un polipeptide, credo, non sono neanche sicuro, ma che agisce a livello neuronale sul GABA, sul metabolismo del GABA. In sostanza smorza l'effetto eccitante della caffeina, perché lo riduce, ha un potere rilassante, rilassante sul cuore, sulla muscolatura liscia in generale. Quindi permette una vasodilatazione periferica e quindi i cinesi direbbero che fa circolare meglio il nostro qi e il nostro sangue. E in effetti è proprio quello che fa, ci rilassa, apre i vasi e permette una migliore comunicazione attraverso il nostro corpo, quindi più ossigeno arriva in periferia. E questa è la parte riguardo alla salute. Ma quello che secondo me è più interessante del tè, ed è quello di cui vorrei parlare perché è, secondo me, principale, la parte che mi diverte di più, è quello che il tè ha modificato profondamente ogni cultura con cui è entrato in contatto. Voi provate a pensare all'Inghilterra senza il tè delle 5, con i pasticcini, con la torta, è impensabile, no? Ho un amico che si è trasferito là di recente. Mai bevuto il tè in vita sua, credo. Mi manda la foto con la sua bambina nuova, cioè nel senso che gli è nata una figlia, e col tazzone, con la teiera del tè, che non era assolutamente una sua abitudine, l'ha contagiato immediatamente. Oppure anche non so, Istanbul, il Bosforo, i gabbiani, il battello e i bicchierini di chai. No, in cinese il tè si dice cha, e l'hanno vocalizzato mettendoci una i in più, chai, quindi diventa un. E hanno questi bicchierini, è diventata una parte integrante della loro cultura, così come in Nord Africa il tè nel deserto è una. E curiosamente in Nord Africa bevono tè verde, principalmente tè verde, e questo deriva da un'incomprensione, perché il tè, per diventare da verde a rosso, subisce un processo di ossidazione,
che viene anche chiamato fermentazione. E di fronte alla parola fermentazione, i paesi a religione musulmana dominante hanno bloccato completamente il processo. Quindi si beve tè verde. Molto curiosa questa cosa. Sì, sì, sì. Poi credo che si sia sbloccata perché, per esempio, a Istanbul, dove sono piuttosto sicuro che abbiano una religione musulmana, non dico integralista, ma importante, usano tè nero. Quindi si vede che si sono accorti che non c'è alcol dentro. Prima o poi se ne sarebbero dovuti accorgere anche loro. Comunque, il tè, infatti questo, è entrato nelle varie culture, le ha modificate e in qualche modo si è associato a un rito attorno al tè. E questo rito diventa una sorta di antidoto attraverso, per i problemi della nostra società moderna fatta di fretta. Perché in tutte le culture il tè è diventato un momento di condivisione, di convivialità. In Inghilterra alle 5, a Istanbul ci si trova attorno a questi botteghini a bersi il bicchierino di chai. E nel Nord Africa non sono mai stato, ma da quello che mi hanno raccontato è una cosa simile. In Mongolia non è diverso. E si crea questo momento che da un punto di vista mentale è sicuramente benefico, perché c'è un confronto con altri esseri umani, è un momento sociale in cui ci si trova, per esempio noi oggi, che con la scusa del tè, col pretesto di una tazza di tè, ci troviamo qua attorno a un tavolo, parliamo, adesso parlo io, ma sono sicuro che poi parlerete voi, no, adesso io parlo, voi ascoltate cosa da dire io, poi voi mi parlate, io probabilmente imparo qualcosa dai vostri contributi, che spero siano tanti. Io credo che la parte più importante del tè, la più sottovalutata, sia proprio questo, il fatto che sia ricco di polifenoli è ottimo per la nostra salute. Ma io credo che riprendere una sorta di cerimonia del tè, senza troppi fronzoli, ma riuscire a trovare un momento per noi stessi, riuscire a fermarci, riuscire a ridurre tutto quello stress che abbiamo oggi, che ci sta addosso. Noi viviamo in una società troppo veloce e stressante, ci ammaliamo di patologie da stress. L'insonnia, per esempio, è una patologia da stress. Il rischio di infezione aumenta con lo stress perché indebolisce il nostro sistema immunitario e con lui lo sviluppo di tumori. Lo stress innalza la glicemia e ci porta ad avere le patologie come il diabete mellito tipo 2. Quindi sono molte le patologie che sottovalutiamo, che nascono, trovano un'origine nello stress. E questo piattino e il tempo che ci regala il fare un tè può darci un modo per rilassarci, calmarci e ritrovare i benefici di questa bevanda. C'è un proverbio giapponese molto bello che dice che una tazza da bagno rinfresca il corpo e una tazza di tè rinfresca lo spirito. Io vorrei invitarvi adesso a fare delle domande, a bere una tazza di tè e vediamo se riusciamo a gustarci questa mattinata insieme. Ok? So che adesso è difficile, sono queste cose. Vai, Elo. Sì. No, è una foglia, non l'ho mai fatto. Però la domanda è se il tè rosso e il tè verde sono qualità diverse. La pianta è sempre la Camellia sinensis, ci sono poi diverse specie. Il processo di, ti prego di correggermi se sbaglio, il processo come si fa il tè? Le foglie subiscono un naturale processo di ossidazione che viene bloccato dalla cottura. Quindi a un certo punto, innalzando la temperatura, le si blocca, no? Al punto in cui sono. Col tè verde le blocchiamo ancora verdi. Se noi le facciamo evolvere, le ossidiamo tanto, arrivano a quelle rosse, a diventare così. C'è nel mezzo, cosa c'è? Nel mezzo ci sono i tè oolong, sono quelli semi fermentati o semi ossidati. Okay? Poi in realtà la parola fermentazione non dovrebbe essere scambiata per ossidazione, perché il processo di ossidazione è quello che fanno tutti i tè. E la fermentazione invece è un processo particolare che non ti saprei neanche descrivere esattamente come viene fatto, ma è quello dei tè puar, dei tè invecchiati, come l'amarone, no? Dei tè, che viene fatto dopo. Quindi c'è un processo di ossidazione, poi stop, e viene fatto fermentare. E quindi un buon puar, attraverso 10 anni di fermentazione, diventa un ottimo puar. Un cattivo puar dopo 10 anni di fermentazione sarà un pessimo puar, chiaramente. Però dipende da quando si alza la fiamma sotto e lì si blocca in quel punto. Ed è un processo molto complesso, perché è un po' come quello del vino.
cioè, è fatto di tempismi, di selezione, di prendere le foglie giuste, quali foglie prendiamo, a quale altezza, la temperatura, quindi l'escursione termica permette la formazione di certe sostanze nelle foglie. È particolarmente raffinato e non va perso, insomma. Verde e rosso dipende anche dal tipo di foglie che ho, oppure da Sì. cespuglio, oppure dagli alberi, oppure un germoglio una foglia, un germoglio due foglie, quindi vedete tante cose. Poi tra ossidazione e fermentazione ci sono dei lieviti, oppure dei microbatteri che partecipano al processo di fermentazione, invece ossidazione è solo con ossigeno. A volte tutti e due, come diceva lui, vanno usati insieme, a volte solo uno, tipo del rosso è quasi solo ossidazione, quindi c'è nero, puer e fermentazione, quindi queste due cose da dichiarare. Puar è puar, però faccio la, okay. Sento la necessità di italianizzare il cinese perché è stato un periodo che non capivo mai un tubo di quello che mi dicevano loro, quindi Sì, era. va benissimo. Se tu scrivi un cinese che viene da altre zone, magari pronuncia ancora Sì, diverso. sì, 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 sì. Abbiamo tutti questi dialetti diversi, puer, Bene, spero di avervi convinto a lasciar perdere queste cose qua. Vai. Oh, questa è una domanda che mi mette in difficoltà, la sento che arriva. Mi ha molto stupito la quantità di tè in bustina rispetto al tè. Sì, questi sono dati ufficiali. Sono. Sull'aspetto economico, diciamo, che uno dice risparmio con la bustina, non crede molto, perché ogni bustina deve essere in 2 grammi, Sì. credo. In una scatola che fa sotto ce ne sono 20, quindi sono 40 grammi adesso io non prendo mai, non so quanto costa una scatola Secondo me costa di anche almeno. quindi Anche di secondo quale anche di più, secondo me. Cioè, questo è un twining, secondo me costava anche di più come. facciamo 3 euro, per Sì. cui 40 grammi 3 euro, 100 grammi sarebbero almeno 7 euro, Sì. 8 euro. Già con 8 euro Sì. un 100 grammi di un tè Sì, decente si può per esempio comprare, del. effettivamente. Sì. Bevuto dell'ottimo Mangalam della regione del Darjeeling, se non sbaglio, comunque sei indiano ed era, mi sembra fosse 8 euro sui 50 grammi forse, però 50 grammi insomma se ne fa di tè. Poi io ne uso delle dosi iperboliche, però è un. Però sì. Oggettivamente, probabilmente è nato come qualcosa di economico, poi ho detto: ma perché non farci un video? Proviamo ad alzare, tanto comprano. Soprattutto penso che venga usato soprattutto per la facilità, la velocità, la Sì, praticità. Esatto. esatto. Questo è il concetto che dà più. Esatto. E poi si beve questo, si beve il tè verde perché si cercano i benefici di questa sostanza e quindi vengono messi nelle pastiglie, come le pastiglie di vino rosso, no? Cioè, gli americani hanno fatto le pastiglie di vino rosso perché c'è quello che hanno chiamato paradosso francese, per cui la ricerca nel mondo del vino dimostrava che. Chi, ve lo faccio verso di voi, c'è un effetto ormetico praticamente, una curva J, quindi se voi bevete niente alcol, morite tanto così. Se voi bevete un po' di alcol, morite meno. Se voi bevete più alcol, morite di più. Quindi fa una curva di questo tipo. Questo viene chiamato paradosso francese, perché anche lì il motivo che si chiama paradosso francese è che loro sono più bravi a vendere il vino di noi, c'è niente da fare. Cioè, il prezzo medio per ettolitro del vino francese è molto più alto di quello italiano. D'altronde, noi abbiamo l'uva, loro sanno fare il vino. Parlo di fatti. Comunque, l'effetto Ormeti, quello per cui si era capito che poco vino rosso faceva bene, allora si sono messi a mettere il vino rosso in pillole e venderlo con grande beneficio. Poi, anni dopo, ci si è accorti che non era il vino rosso, i polifenoli del vino rosso, ma è proprio l'alcol. Cioè, l'alcol, in qualsiasi forma si è assunto, ha un effetto ormetico. Perché? Non lo so, non so neanche se si sappia il vero motivo per cui è così, ma poco alcol, non vi so dire la quantità, ma è l'equivalente di, credo, mezzo bicchiere di vino al giorno, cioè molto poco, fa bene, di più no.
problema che è difficile fermarsi, un po' come tutte le cose che sembrano far bene, ma anche lo sport è così. Abbiamo parlato recentemente di questo, di quanto fa bene fare sport. Fa bene, tutti lo sanno, e qualcuno ha provato a vedere se a un certo punto fa male. La risposta è sì, cioè fa bene sino a 90 minuti, al 90-150 in realtà, di camminata, no, di corsa leggera. Era uno studio sulla corsa leggera, quindi i benefici aumentavano da 15 minuti sino a 90 e poi iniziavano a ridursi sopra i 150. Quindi praticamente a un certo punto fa male, ma non solo fa male alle ginocchia, fa male proprio al cuore, cioè da fibrosi cardiaca, rischio di aritmie letali, insomma è un... c'è un giusto, no? Questa via di mezzo. So che noi abbiamo bisogno del linguaggio scientifico per sentire le cose, perché il buon senso non fa notizia. Vabbè. Sì, comunque grazie, è interessante. Non si può esagerare. Sì. Anche se io, diciamo, noi vendiamo il tè, no? Promuoviamo la cultura del tè, però... Noi diciamo sempre non esagerare con te, con la quantità, anche bisogna fare attenzione con la qualità. Sì. Perché io personalmente, se bevo tanta tè, poi mi sento male di stomaco. Mm-hmm. Quindi la quantità giusta, se parliamo di grammi, è più o meno tra 5 grammi e 10 grammi al giorno. Mm-hmm. Perché con uno stesso porzione di tè uno può fare tante infusioni. Sì. Io adesso sono sicuro di essere ben al di là dei 5-10 grammi consiglia, ma ben al di là, tipo quando cercate parcheggio che guidate, che lo vedete lì, siete passati così. Comunque sì. Sì, adesso non so quanto sia la dose consigliata, come tutte le quelle componenti che sono sostanzialmente alimentari, la soglia è molto, sì, molto variabile, ecco. Secondo me conta molto la qualità, come in tutte le cose, cioè il trucco di, come dire, magari berne meno ma spendere di più funziona, e come faceva giustamente notare lei, prendere il tè in foglia tutto sommato non è che costi, non è che si spenda di più. E tra l'altro bisogna anche stare attenti riguardo a questo sul tè in foglia, perché ultimamente ho comprato in una casa da tè un Yingen, un tè fatto con delle foglie molto lunghe, pelosine, particolarmente costose, non so quanto venisse, ma potrebbe essere quanto può costare un Yingen Hao? 30 grammi può costare anche tipo 20 euro, sì. Di più, mi hanno sicuramente fregato, ma comunque costava molto di più, nel senso che forse era 15 euro, 10 grammi, nel senso non è, però era la prima parte del raccolto, no? c'era un motivo, nel senso, no? Comunque sia, io su queste cose mi piacciono sempre tanto, quindi ne avevo preso forse 30 grammi, e poi per curiosità ho detto, ma fammi vedere Amazon, il mio buon amico Amazon, che come me lo vendi. Ho trovato del tè Yingen in foglia a 12 euro 100 grammi, quindi va bene berlo in foglia, ma stiamo attenti, no? Sì. Anche a spanne, ma misuriamole queste cose, perché c'è una giungla là fuori. Andiamo a comprare cose da chi è molto bravo a vendercele, e cercando di risparmiare io non credo che si riesca. Io non capisco un tubo di vino, per quanto mi piaccia molto, e quindi mi affido a persone che lo sanno, che lo conoscono, e chiedo a loro quale vino mi consigli, e così sbaglio poco. È chiaro che nel processo una parte dei miei soldi andranno a questa enoteca, questa cantina, no? questa persona che sta nel mezzo, che io gli pago una conoscenza, ma sono soldi ben spesi, un super investimento, un po' come quando vengo qua e loro mi danno del tè, è chiaro che hanno una loro percentuale, no? Però mi stanno garantendo una qualità e soprattutto mi stanno guidando in un processo di scoperta, che altrimenti sa solo di tè. Se invece mi fanno fare attenzione alle sfumature, allora sì che mi sembra di entrare in una cultura, mi sembra di fare un viaggio con un guidatore, ok? E non di essere... ok, avete capito il concetto? Sì. Io sono personalmente una di quelle persone che prende il tè per il colesterolo. Ah, ok, e funziona? E questa cosa qui mi è arrivata dal mio medico di famiglia. Sì, che le ha suggerito di prendere il tè. Sì, perché una volta che i miei livelli di colesterolo cominciavano ad alzarsi, sì, lui mi ha detto, o pigliamo le statine, però prima delle statine io le consiglierei questo tè, che è il tuo cià. Ah, tuo cià. E io ho detto, no, prima il tè.
Quindi sono te fermentati in questo caso. Uno stia rischiando proprio la pelle. E allora ho cominciato a prendere l'erbaccia e i miei livelli di colesterolo si sono immediatamente fermati. E poi sì. E più ne prendevo, nel senso, poi non è che ne prenda moltissimo, prendo a colazione, lo prendo nel primo pomeriggio. Certo. Due volte al giorno. Certo. E poi ho cominciato pian pianino a ricrescere. Sì. E quindi non ho più abbandonato. Continuo sempre a prenderlo e le piace? Sì, sì, però siccome ha un sapore che non è particolarmente forte, sì, in genere io lo abbino a un altro tè, lo faccio un po' metti insieme. A volte sempre il tuo c'è verde, se non sbaglio. A volte faccio un altro tè, un puer fermentato. A volte lo abbino a un tè verde, sì, a volte lo abbino. Allora, mi ha fatto proprio un passaggio, guardi. No, ma vorrei finire. Sì, va. Allora, il fatto di abbinare tè verde e tè rosso, sì, io facevo naturalmente basandomi semplicemente sul sapore, sì, cioè mescolavo le cose per venire, sì, il sapore che piaceva a me e quindi... Sì, che questa è l'arte, tra l'altro io prima ho parlato del blending come una cosa terrificante, in realtà c'è sempre uno yin e uno yang, c'è sempre l'altro lato della medaglia, questo è il lato buono del blending, questo è il lato oscuro del blending, ok, certo, scusi. Comunque c'è uno scienziato che studia la longevità, che è Walter Longo, che nelle sue diete, sì, prevede proprio il fatto di prendere tè verde e tè nero o rosso insieme. Sì, ho capito. Quindi... Sì, una cosa che si fa, soprattutto nel Dongnan, nel cos'è, sud-est, della Cina intendo, anche a casa mia si fa, però nel senso comunque ogni posto è unire il puar ai fiori di crisantemo, grande classico. E lei cosa, da un punto di vista di medicina cinese, fa una cosa simile, che è quello di unire qualcosa di caldo come natura a qualcosa di freddo come natura, o tiepido e fresco se vogliamo diventare puntigliosi, più che altro pedanti, ma il concetto è questo qua, cioè di unire uno yin e uno yang, e il motivo per cui si fa è questo, che fa caldo nel sud-est, e per facilitare la digestione, che quando il clima è caldo umido di solito fatica, idee della medicina cinese, ma probabilmente con un fondamento, si beve questo tè puar, questo tè molto, molto forte, mentre si mangia, solo che fa caldo, prendono qualcosa che scalda diventa troppo, allora che si fa? Si mette il fiore del crisantemo, che è un fiore, quindi sta in superficie e quindi rinfresca bene gli strati più esterni, quelli che sono a contatto col sole, le radici invece tendono a riscaldare più l'interno, questa è l'idea della medicina cinese, ci sono eccezioni, ma di solito è così. E quindi unisce qualcosa che riscalda dentro e aiuta la digestione, tutto questo calore che arriva in cima, che facciamo? Lo scremiamo col fiore di crisantemo. È molto bello da vedere ed è molto buono. I cinesi sono molto attenti a tutti questi aspetti. Quindi sì, interessante l'arte del blending come arte di buon senso, se vogliamo, e di capire quelle che sono le nostre caratteristiche, quello di cui abbiamo bisogno. Non l'ho mai fatto, però potrebbe essere una, nel senso di mischiare il tè verde al tè rosso, ma potrebbe essere una... So che avrò una giornata particolarmente stressante e devo cercare di, sì, insomma, controllarmi un po' nelle mie reazioni, allora oltre al tuo ci metto il tè argentino. Sì. A proposito di questa necessità di controllare le reazioni, di calmarci, parlavo, cos'era, due giorni fa, venerdì, ieri, con un mio paziente di religione ebraica, dico così perché dire ebreo suona brutto, non so come mai, ma comunque sia, lui mi diceva che da ieri sera a questa sera, non è proprio così ma più o meno, è Shabbat, che sarebbe il riposo, il momento del riposo, e poi io sono curioso, gli chiedo, e voi cosa fate in Shabbat? Lui mi ha detto, noi quando facciamo Shabbat non facciamo niente, e questo niente è stato riadattato ai tempi moderni. Bisogna mettere, non si può usare niente di elettronico, questo è il loro concetto di Shabbat, ed è un modo di adorare Dio, di pensare alla famiglia, cose del genere, ecco, non voglio più spingermi in un campo non mio, che non conosco, ma mi piace l'idea che ci fosse dietro, perché lui poi mi ha chiesto, e voi cosa fate? Io non sapevo, uno, chi eravamo noi,
e due, che cosa dire, però mi ha fatto pensare a questo, che il mio Shabbat lo faccio quando mi sento che sono preso dal lavoro e ho troppe consegne, troppe scadenze, allora cerco di darmi un tempo per fare le cose, cioè faccio un calendario che domani faccio questo, stasera faccio questo, metto il cellulare in aereo, quindi tolgo l'elettricità, tac, attacco il bollitore, sento l'acqua che bolle, inizio a versare le foglie nella mia Gaiwan, nella mia tazzina o in quella di vetro, no? Fanno quel rumore metallico, clin clin clin, no? Entrano lì dentro, mi fermo sul mio tavolino, guardo fuori, vedo il vento che muove un po' le fronde, sono fortunato ci si appoggia un uccellino, continuo a mettere trespoli, non ci viene mai nessun uccello, accidenti, però sì, è un... ci sono diversi modi, in diverse culture, ma il denominatore comune è che abbiamo tutti bisogno di fermarci un attimo, un po' come abbiamo fatto questa mattina, per fare due chiacchiere, magari anche solo per togliere inerzia alla giornata, e prenderci qualche beneficio extra da questa bevanda. E per tornare al discorso della socialità, una cosa appunto che ci tengo sempre un po' a offrire a chi frequenta sì. I miei centri, soprattutto uno dove facciamo cose, non so, yoga, attività sì. Più tranquille, e c'è sempre un termos pronto per sì. L'inizio o la fine. Allora, confesso di aver ceduto al fascino della bustina, però a mia così, difesa, di aver smesso di comprare schifosissimi tè, di essermi imposta di avere poco tè verde o bianco in bustina per la praticità, con un prezzo, acquistandolo ad un prezzo un pochino più elevato, sperando che il prezzo sia sinonimo di sì. Maggiore qualità. Sì. Altrimenti sono un gran giro di tisane, zenzero, camomilla, curcuma, queste cose qua. Quindi, diciamo, ho optato per la bustina, ma togliendo il tè, mettendo più erbe, diciamo. Perché tempo fa io compravo il tè sfuso sì. E mi disturbava leggere tra tutti gli ingredienti che non ci fosse il tè. Lo compravo, era le vie del tè, e diceva sempre aromi. Questa cosa mi disturbava perché sì. Aromi di cosa? Sì. Aromi sì. Perché? E sì. Di che tipo? Perché può essere un olio essenziale che è aggiunto alla foglia, sì. Poi sprigiona la sua essenza, ma l'aroma così. Sì. E quindi ho smesso di comprare il tè sfuso così per un consumo un pochino più massiccio, proprio per questo. Mi fa venire in mente due cose. La prima è che ho comprato di recente, compro un sacco di tè, tipo i libri, compro un sacco di libri che non leggo poi, magari leggo dopo anni, compro un sacco di tè che alla fine non bevo, uno di questi l'ho tenuto in casa per 3-4 giorni, fino a quando la mia compagna mi ha detto, ma non c'è un odore strano in sta casa, hai messo dell'Arbor Magique, no? Era il tè che aveva un profumo talmente intenso che sapeva di deodorante per ambienti praticamente, no? Spesso io consiglio sempre di fare un errore solo e non farne due. Il primo errore era comprarlo, il secondo era provare a farlo. Ho detto vabbè, l'ho comprato, provo a farlo a sto punto. E l'ho fatto e si è amplificato di 10 volte e l'ho buttato. Non ho fatto 3 errori, mi sono fermato. Questa è la prima cosa che mi ha fatto venire in mente. La seconda è che il tè a un certo punto della storia, a livello di socialità e di produzione, di quello che permette di creare, è che forse noi dobbiamo un tot di opere proprio di culturali, letterarie, al tè, che a un certo punto si è inserito in Inghilterra come nel resto del mondo e ha sostituito, in particolare in Inghilterra, la birra e l'alcol in generale. Leggevo di recente un documento della House of Commons, non ho capito se sia un editoriale, se sia insomma, parlava dell'introduzione dell'alcol in Inghilterra e come si siano sostituiti altre bevande all'alcol stesso, e nel 1550 sino al 1650 praticamente si beveva birra sotto l'influenza dei protestanti, d'altronde la birra era più salutare dell'acqua, nel senso che non marcisce la birra, l'acqua sì, quindi sulle navi insomma si teneva la birra, no? Era un modo di conservare l'acqua, ecco. E
andando avanti, diciamo 1750-1850, quel periodo lì, quel secolo lì, con la Compagnia delle Indie che ha iniziato a portare tè in Inghilterra, si è passati dal tè solo per i ricchi, il tè per tutti, hanno iniziato tutti a bere tè, non in bustine evidentemente, ma magari di diverse qualità, e sostituendo l'alcol al tè, con la sua funzione di attivazione dello spirito, delle idee, beh, io non lo so se è collegata a quello, però c'è stato il romanticismo in quel periodo. Quindi una serie di produzioni letterarie che non vi sto ad elencare, ma che insomma saprete tutti, probabilmente meglio di me, ci vuol poco, ma ha innescato una serie di processi, lì come nel resto del mondo. Ecco un paio di idee che mi hai fatto venire in mente, che... mi rendo conto che quando preparo queste cose magari leggo 100 nei mesi prima, poi dico 3 e mi spiace perché ci sono delle robe interessantissime, curiosissime, tipo questa che avevo letto, che poi vengono perse per strada. Per fortuna che me l'hai ricordata, almeno non lo so, io lo trovavo spassosissimo questa idea del tè che si sostituisce alla birra. Vabbè. Va bene, ma si può anche bere del tè in questo posto. Ok, va bene. Possiamo ancora scambiare. Sì. Va bene. Io prendo del tè in foglie, però a parte che no, sicuramente non faccio tutto questo rito nonostante sia andata a varie, sì? A varie lezioni, non lezioni, sì. Incontri del tè, soprattutto in Francia, sì. Sì. A Parigi ci sono vari locali dove solo per il tè e fanno tutto un rito, però non mi viene di sì. Rifarlo. Ma è un di riutilizzare, e quindi è uno spreco quello che faccio. Sì, in parte sì, io devo dire che non faccio mai troppe infusioni. Un po' perché ho sempre troppo tè che ho comprato, quindi ne faccio una, ne faccio due, e preferisco avere nella testa un sapore buono, fatto meno volte che un sapore annacquato, quindi tendo a farne meno, poi butto via e lo rifaccio, poi scrivo, poi sono arrivando attivo per un tot di ore. E la seconda cosa che mi viene in mente è la differenza riguardo al... cioè c'è questa idea del rituale del tè, che mi ha mancato completamente, perché io mi sono avvicinato al tè attraverso persone, un cinese e un americano in particolare, che vanno matti per il tè, ne bevono tantissimo, con accesso a quantità sproporzionate di tè, e uno in particolare, il cinese, con anche a disposizione un capitale enorme da sperperare in varie direzioni, tra cui il tè, e quindi mi hanno fatto vedere come si prepara il tè, ma finalizzato a farlo giusto, cioè fare in modo che la foglia sia a contatto con quella temperatura dell'acqua per quel tempo e in modo da berlo bene, e non il rituale tipo la tazza va appoggiata così. Sì, ci sono delle robe di educazione tipo questo, non va diretto verso nessuno perché porta male, ricorda l'organo sessuale maschile, così mi hanno detto, quindi non si punta verso nessuno, però il concetto è questo. E secondo me quello che ferma molti riguardo al tè in foglia è proprio questo discorso del rituale: non lo so fare, non so come fare, lo faccio male, non lo faccio, no? Smetto di pensare, quando in realtà è semplicissimo, perché basterebbe, non so, questa più una tazzina, il piattino del caffè, metto le foglie, metto l'acqua dentro, tappo, conto, aspetto un attimino, fermo così, verso, voilà, fatto. Semplicissimo. Stando tanto in alberghi ho iniziato a fare tè in tutti i modi, col cucchiaio davanti, e diventa il modo di farlo super naturale. Ho sempre in valigia la busta di tè, di solito del Longjing, che mi porto dietro, quindi ne verso un po' in un contenitore, taoisticamente è il vuoto che questa tazza sottolinea, l'importante non la forma, e poi lo facevo. Ho fatto un video su come si prepara il tè. Però magari facciamo qualcosa con loro per cercare di sdoganare un pochettino questo rituale, no? Per fare in modo che non sia qualcosa di esatto, di stravagante, ma che sia semplicemente il modo più semplice per ottenere un buon tè da quelle foglie, sporcando meno cose possibile. Questo è il processo. Diciamo, oggi quello che facciamo non è proprio la cerimonia del tè, perché si tratta di un ambiente, di un incontro anche più meditativo. Invece oggi più di una spiegazione della cultura del tè,
Io sono anche sulla idea, ognuno può trovare il suo modo di preparare il tè che preferisce. Non c'è proprio una cosa molto codificata, dobbiamo per forza stare così, alzare le mani così. Nemmeno io faccio, cioè trovo il mio modo e soprattutto dentro tutti i gesti con cui uno prepara il tè, bisogna avere tutto il rispetto dentro. La stessa cosa come diceva lui, no? Lo mettiamo così, le cose non le appoggiamo così, no? Tutte le cose che facciamo, ogni gesto per dire io ho cura di questo tè, io ho cura di tutte le persone che beve questo tè che faccio. Questa è l'idea che bisogna avere dall'inizio alla fine. Ed è un... grazie. Un bel pensiero. Tra l'altro questa cura genera un tot di attenzione. Per cui non so chi di voi conosce la mindfulness, i concetti di questa praticamente antica saggezza orientale trasportata in questa società moderna, prendiamo i concetti buoni e ce li usiamo il più rapidamente possibile. Il concetto è che l'attenzione verso un qualche cosa ci toglie dalla fretta degli impegni di oggi e ci fa focalizzare su qualcosa che è successo adesso e costruisce ricordi, che sono ricordi che poi nella notte verranno montati nella corteccia e ci permette di entrare meglio nel sonno, ci toglie dalla fretta, ci fa dormire meglio. Per i cinesi costruisce lo yin, costruisce la freschezza dentro di noi. Invece questa società ci costruisce un sacco di yang e quindi ci scalda e basta. Testimonianza, non so se è proprio legato al tè, sì. Mia mamma che vive in Francia, è francese, sì. E ha 99 e mezzo e 6 mesi, sì. E ha sempre bevuto tè in foglie, perché l'ha sempre comprato comunque sfuso, sì. E sia la mattina, sempre sì. Colazione sarà sulla tazza di tè, sì. E al pomeriggio appunto il rito del tè, sì. Più molto spesso la sera delle tisane invece, sì, no? Sì, cambiamo una volta rosmarino, una volta verbena, una volta... Certo. Sta approdando i 100 anni. Esatto, esattamente, no? Si dice che, esatto, un paziente non fa statistica, ma il buon senso suggerisce, esatto, che non sia male, esatto, come... Esatto. Esatto. E d'altronde possiamo prenderci il meglio di entrambe le culture, perché no? Allora, questo tè che avete visto è un tè di Oolong. Oolong fa parte di 6 grandi famiglie del tè cinese. È un tè tra tè verde e tè rosso, quindi è semi-ossidazione. Ha dei benefici rinfrescanti del tè verde e anche quello che ha detto lui, come il tè rosso fa... Scalda, recupera energia, yang, quindi ha tutti e due funzionamenti, è il tè più bilanciato anche, quello anche lui l'ha bevuto tante volte da noi, anche ieri ha fatto sì, no. Questo, in questo processo potete sentire meglio i suoi primi aromi. Se volete passare così sensibile, così scaldate la tazza con l'acqua. Sì, così già esce pure. E qual è la temperatura giusta? Per questo tipo di tè la temperatura deve essere massima, l'acqua vuole tè. 100 gradi. Sì, possibilmente più alta possibile. Proprio il produttore mi ha detto di tenere temperatura sempre alta. E poi questo tipo di tè puoi fare anche tanto in infusione, anche 7-8. Per quando non c'erano i termometri, leggevo ieri un voglio dire troppe cose, le facevo venire in mente. Prima cosa è che gli esteti del tè, o i conoscitori se vogliamo del tè, delle epoche passate cinesi, arrivavano a dividere molto, a parte le foglie, a parte le tecniche, pure l'acqua, non mica tutte uguali, c'è l'acqua del cielo e della terra, no? Quindi cioè, l'acqua piovana è una cosa, l'acqua di neve, l'acqua di rugiada, poi d'estate è diversa che d'inverno, cambia tutto, no? E le acque della terra, se è di pozzo, di sorgente, di fiume, di grotta, no? Tutte queste cose qua.
L'acqua è importantissima. L'acqua è molto importante. Nel detto antico si dice la teiera, cioè il pensiero che usiamo, è come padre, l'acqua è come madre. Anche oggi ho imparato qualcosa. Solo che adesso, con l'età moderna, è difficile fare attenzione con scelta di l'acqua. Invece gli antichità, i cinesi, hanno proprio attenzione su questa cosa, sì. Hanno scritto anche tante poesie, le storie sull'acqua, come viene usata. Sì, mi sento di dissentire. Maestro di sì, perché l'acqua, io ho bevuto un sacco di tè con un mio amico svizzero, che a parte essere un esperto di medicina cinese, in particolare di erbe cinesi, è un grande appassionato di tè. E lui lo beve con l'acqua Sant'Anna, che è un'acqua senza sale. E io ho bevuto tantissimo tè con l'acqua Sant'Anna, perché parlato da lui e facevo quello che mi diceva. Ma è talmente vuoto come sapore che non rende giustizia a certi tipi di tè, perché la sapidità sostiene certi sapori. Quindi secondo me un'acqua con un... provate, ma un'acqua con un 100, 150, 180 di residuo fisso potrebbe essere migliore rispetto a un'acqua che abbia quel 20 come quella della Sant'Anna, che se la usate per lavare non lava, non fa neanche la schiuma perché non ci sono i sali. Lasciate perdere le acque, quelle da 1500 magari sono ottime per certi tipi di tè, non lo so, non l'ho mai provato, però le acque da 1500 di residuo fisso sono viscose in bocca, può piacere, può non piacere, ma è un tipo particolare di acqua, sono caratteristiche che se le conosciamo possiamo usarle per fare un tè migliore. Non abbiamo, c'è ancora l'acqua di grotta di Pivan, però magari è meglio spostarci fra la San Benedetto, San Bernardo, Levissima e provare queste, che non è rocchetta. Per fare il tè di roccia è buonissimo. Ah sì? Sì. Tante cose si impara. Ho provato diversi l'acqua italiana con diverse tipologie di tè, comunque è diverso, è proprio una ricerca molto divertente. Magari bene. Una volta anche parliamo... facciamo dell'acqua, sì, sarebbe anche per incuriosire un sacco. Adesso con l'acqua... Fai pure quello che vuoi.